Ciao a tutti, sono Gabriele, sono il vicepresidente di questa associazione Protezione Civile di Cinisello e siamo qui in Piazza Gramsci oggi in questo evento un po' per farci conoscere. Presento il nostro presidente, io sono il vicepresidente dell'Associazione Protezione Civile di Cinisello Balsamo, Enzo. Enzo vi illustrerà un po' che cosa facciamo qua e cosa vorremmo fare. Enzo, è tutto tuo. Ciao a tutti, oggi siamo qua, come ha detto il nostro vicepresidente Gabriele, per fare la raccolta fondi e per farci conoscere dai cinisellesi, da tutta la cittadinanza di Cinisello Balsamo. Noi facciamo quello che naturalmente fa la protezione civile, siamo qua, interveniamo sulle calamità naturali, terremoti, nevicate, trombe d'aria e cerchiamo di portare il nostro contributo come l'abbiamo portato all'Aquila quando c'è stato il terremoto. Abbiamo fatto quattro missioni giù all'Aquila, abbiamo svolto un ottimo lavoro a detta degli operatori e siamo stati su ad Aragno, un comune a 1200 metri d'altezza con circa 600 abitanti. Naturalmente siamo qui a oggi a cercare anche di reclutare volontari, visto che oggigiorno il volontariato è un po' in crisi, però noi ci difendiamo abbastanza bene. Recentemente ci può descrivere qualche intervento particolare? Allora, prima delle vacanze c'è stata una tromba d'aria qua su Cinisello Balsamo, siamo intervenuti con i nostri droni, abbiamo aspirato dell'acqua, come ripeto, nel sottopassaggio, abbiamo tagliato alberi, che è una problematica che ricorre spesso su Cinisello, la caduta di alberi. Noi con le nostre motoseghe interveniamo e facciamo quello che dobbiamo fare. Lei nella vita cosa fa? Il cuoco. Faccio il cuoco. Ci può indicare un piatto per stasera che può essere, non lo so adesso. Ma una semplice spaghettata ragù è sempre ben accetta a casa. Alcuni dei nostri operatori qua presenti oggi per la raccolta fondi, c'è Andrea Carnazza, qui di fianco a me, Massimo Nicastro, consigliere dell'associazione, Jessica Ninivaggi, Marco Nicastro. È uno dei nostri 16 anni minorenne che fa parte dell'associazione, e Uccellini Luca, anche lui nostro collega, e Franco Bucci, consigliere dell'associazione anche lui.